Benvenuti. Tutti bellini dentro. Bellini. Stasera siamo in compagnia di Franca, e belli dentro, di Lino, di Lino e belli dentro, di GP, di Franca e belli dentro. Sì, l'avevi detto anche il capo. Poi Giulia, di Franca e belli dentro, e Mr. Struss, detto Mr. Andrea. Esatto, e poi mi ha detto Ronald che arriverà. Ok, che manca. Vedremo. No, ma arriverà. Beh, lui ha già fatto parte di nostre live. Sì. E infatti non è molto abile. Più di una volta. No, si scherza. No, ha già fatto parte di diverse parti. Sì, a Borderland, no? Sì. Boh, Franca, hai finito di fare qua? Ci siamo, allora possiamo giocare per davvero? La Switch è diventata vecchia, è diventata Switch 4, è diventata. Io Franca non la vedo la live, adesso la vedo, sì, adesso la vedo. Sì, che però non so perché è un po' pesato OBS, secondo me, vediamo se riesce. Perché mi sembra che si sia interrotta, eh? Non vorrei dire una cosa brutta, però. Sei interrotta la live? Non so, devo guardare. Che schifo, Franca. Comunque lo sapete che in America no, tipo... si scherzava. Lì non sembra in chiesa. No, funziona, perché sto guardando e c'è, cioè, che... Ok, ma lo sapete che in America... mi fai parlare, Gesù. Lo sapete che in America... in America hanno... uno fa, tipo in down più di 200 mega, che sono quelli che provavano contro ieri sera, no? Con il cloud ho 200 mega in download e ho 20 in app, quando noi in app ne abbiamo tipo 30. La figa. E qui è un mistero di, come noi facciamo ad avere l'app. È incredibile. Migliore da me. Sì, perché non so, abbiamo un upload da youtuber, da non so, da... Sì, boh, ma io non so come sia possibile. Infatti c'è la nostra connessione è fatta apposta per le live, quindi bene, fa schifo, me l'ho detto. Sa, giochiamo perché mi si stanno macinando le palle. Sì, ho fatto partire. Ho fatto bene. Non si è unito nessuno a noi? No, è vero. Per scaldarci ha fatto la stanza privata, forse, non lo so. Adesso poi la metto pubblica. No, ma ci sta, ci scaldiamo bene, dai. Ma tu hai mica scritto in chat? Ci sono le zucche di Halloween. Cosa, Franca? E poi Andrea, effettivamente con la tua connessione c'è molta poca latenza. È vero? A me non lag. Allora poi posso... le zucche sono le bombe. No, sai che dopo cambiamo il proprietario della stanza. No, ma è stato solo un inizio, eh. Grazie, che io sto andando bene. Ma aspetta, sì, perché prima era Giampaolo. Ok, no, va bene. No, va bene. Andate tranquilli che va bene così. C'è stato solo un inizio. Ma in realtà i comandi sono abbastanza responsivi. Si dice responsivi? Sì. C'è qualcosa che non va, ma è tipo Giampaolo si teletrasporta. Però a me va benissimo, scusate. Secondo me è la nostra. Siamo noi. Siamo noi perché siamo in due e abbiamo dei problemi stasera. Ok, no, perché anche a me sta andando abbastanza bene. Ok, no, infatti, ma in mano. Poi la tua... Ah, tu Andrea andava a 50, quindi... Sì, no, infatti prima stava andando bene la mia. È la live che appesantisce, probabile. Sì. Non ho fatto niente. Sì? Manca solo Aro? Magari Giorgio si attacca dalla nuova casa. Mi ha detto che c'ha 300.000 gigabit. Non lo so se si attacca da lì, speriamo. Ha fatto la prova del, non so come ha fatto, ma ha fatto la prova del wifi. Sì,
curioso, eh? Curioso. Ma perché mi ha detto che c'ha la cabina del come si chiama? C'ha la fibra, da dove parte la fibra in sintesi a 2 metri. Ok. Che è alle scuole medie. Non so se l'ha fatta lui, non credo. non si fa mica più con un tempo che si costruivano le case da soli. Non so, io non lo so. Cosa è successo? Sto parlando da. Cazzo. È una bella sfida. Vabbè, ma tu avevi la vita scura. Cos'è che devo comparire? Perché devo comparire in live io? Se non volessi. Ah bene, ecco allora. Probabilmente la live fa schifo. La Giulia è uscita, aveva problemi con l'audio. È uscita la Giulia, ha detto che aveva problemi con l'audio. Perché in Napoli funziona così? Quanto siamo in down, scusami? Wow, funziona bene la fibra stasera, eh? Ma è la super fibra forse. È la super fibra Vodafone. Facciamo pubblicità alla Vodafone. Ma come funziona? È la banda larga di giro. È tornata in voga col lockdown la banda larga. Nel giro. Perfetto. Pista. Giusto. Come viene una live ragazzi? Anche vabbè, hai capito. Chi dice che è ottima? Non ci credo. Chi è che dice che è ottima? Lo dice Twitch. Fidi te? Philip. Chi è Philip? Chi è Philip? Ma non si vede una minchia. Ehi Filip, 60 anni. Guarda che schiaffo. Non sarà facile vincere in questo frangente. Ecco, ho perso. Ma sono vivo. Sono vivo. Aia. Ho perso. Devo pensare di fare quel lavoro lì perché non serve un cazzo. Stai ancora giocando? Eh no. Solo perché sei gramma, non è che non dobbiamo finire di giocare. No, ho perso. Vabbè, avevo quasi una vita in più. La fai? Sono salito a livello 30. Come Mrs. Che cosa? Cosa? Non posso fare anche. Se torniamo alla live di sabato, Andrea sarà il giocatore designato per giocare a Alien, giusto? Ah. E ormai sei diventato famoso con Outlast, hai superato Favij come visualizzazione. Ah, ok, quindi sembra giusto. Sì, continuare con Alien Isolation. Per vedere se riesci a battere il record di Favij ancora in visual. Bene. Sicuramente. Allora buon, perfetto. In live non c'è problema. Saremo sabato Halloween. Sicuramente. Sto guardando Andrea che sta franca così guadagni. In live. Ho sentito la mia voce di mezz'ora fa.
Franca, però cazzo giochiamo, perché altrimenti qui non finiamo più. Cioè, capito? Abbiamo fatto una partita in tre quarti d'ora, ti rendi conto? Che in 50 minuti. Capito? Però cazzo, Giampaolo non parla più, forse si è addormentato sulla tastiera. No, no, sto bene, grazie. Ah, ok. Nel mento. Cioè, stavo facendo qualche reazione del naftalene. Cosa stai facendo, Giampaolo, di bello? No, niente, delle cagate sto facendo. No, ho capito cosa hai detto. No, ho detto reazione del naftalene. Ah, belle. Stavi studiando organica 2, stai studiando. Esatto. Facciamo un po' di, com'è che si dice, di Rai Education anche. Sì, dite che siete, allora, Andrea ultra dottore, come si dice? Ultra laureato. No, oh, dai. Turbo, no, io lo chiamo turbo dottore, e Giampaolo invece quasi dottore, giusto? Sì, diciamo molto quasi. Vedi che ci siamo, quindi in chimica, quindi... Esatto. Quindi volendo voi potete intrattenere con un discorso incredibile, se volete. Se volete vi ripeto la mia tesi. Considerando che abbiamo uno spettatore e che quello spettatore sia la Franca. No, o sono io, non so. Io ne vedo tre spettatori, ragazzi. Tre? Chi sono? Io vedo uno spettatore. Può scrivere che gioca insieme a noi. Ma che arena? Ragazzi, avete visto che bella? Che cosa? L'arena. Sì, sì, è vero, è nuova. Però ho sbagliato personaggio. Qui cambia tutta la tattica, Andrea. Davvero? No? Il trottolino amoroso, sì, riesco. Sì, sì. Ecco, però. No, adesso lo mettiamo 300%, posso dire. Ah, giusto, ho dimenticato io. No, ma va. Comunque funziona bene adesso internet. Io ho sbagliato il personaggio. Però non sta laggando, Ho sbagliato il personaggio. Provo a prenderlo. Perché è un po' cannato. Grazie Andrea, mi hai salvato, stavo facendo un tuo gol. Ti ho salvato? Ho sbagliato personaggio, sì, ho sbagliato personaggio, faccio fatica. No, Caio non va bene. Caio! Quello di... della spada con nella ciò? Roba. E con ciò? Cosa avevi capito, scusa? La neve? Non ce la faccio. Ah, ok, ho capito. Volentare ce la faccio. Che carino, che carino. No, scusate, avevo il personaggio sbagliato per giocare a put out. Allora, adesso prendo il personaggio 300.000%. Ok. Questo livello di pro sanno fare. Togli anche il fuoco amico se c'è. Giusto? È già tolto. È già tolto. Sì, sì. Ok, posto. Se può fa. Comunque sulla Switch è sufficiente che alzi un po' la luminosità che bolle se la alzi troppo la luminosità. Cioè veramente sì, in portatile ti brucia le mani. E invece se la lasci tipo sotto tranquilla è freschissima, è fresca come un fiore. Che strano. Che cazzo vuoi? Sei per un pezzo di merda. Vaffanculo, togli. Meno male che sono vestito bene, figo. Che cosa? Hai visto? Mi hai visto? No, io non ho mica visto niente. Franca, cazzo che mi hai ciulato l'arma. Pezzenza. Secondo che ero disabilitato. Madonna! Sbagliato! C'è stato. Anch'io ho sbagliato. Ma non entra nessuno. Non entra nessuno a giocare con noi, Brawlhalla. Mettiamo i bot poi nel caso. Ok, mettiamo i bot nel caso se non arriva gente. Quelli in live. Siamo noi tre in live.
riprendiamo. Franca, sei, sei aperta. Sei molto aperta, Franca, tu. Ma Franca è la più aperta di tutti. Bam! No. Ti riprendiamo, Giampaolo, tranquillo. Avevo scelto il personaggio sbagliato per quello. Defecato. Bella quella. È colpa tua, Franca. È colpa tua perché hai fatto una cazzata abnorme. I tiri medio-bassi non mi piacciono. Batanz. Niente. Vai, Andrea, se riesci metti i bot, così facciamo quei bot e sì. tutti estremi, amari estremi rimedi. Cosa vuol dire? Non ho capito. La cosa più di Porcello. Prescelto è più forte. Prescelto è più forte di estremo, no? Avevo letto Porcello dalla distanza. Ecco, scusate. E sono nuovi da poco, tipo qualche settimana. Porcello sarebbe bello perché tipo magari tocca i culi le ragazze, no? Che figata deve essere. Porcello. Probabile. È vero, che figata nei 4 contro 4 prescelti, cazzo, siamo in 4, è vero. Prossima volta facciamo così, dai. Devi farlo uscire, l'uscita. Però dopo sesto. Ho fatto. Non puoi fare pausa, Franco. Sono forti, però secondo me a Brawl Foot cazzo non sono tanto bravi. Ah, però il problema è che loro attaccano, sai. Loro attaccano anche in porta però, Ah, che bastardi. Non rispettano. Madonna che bestie che sono. Non rispettano le nostre regole. No. Le regole del Cobra Kai. Io faccio gol. Nella porta cazzo. Madonna. Ma che cattiveria. Sì, ma sono delle bestie, Sì. Vai all'attacco. Ah, il pollo. Beh, ma è giusto. Chi fa il pollo? Che campioni Oli e Benji. Culi e palle. Campioni anni e palle. Anni e palle. Seguono il canale, fanno. Davvero? Che cazzo stai dicendo? Madonna che c'è fuori. Non l'ha lanciato. Abbiamo vinto per poco, ne? Hai sentito cosa ha detto Franco? Una cosa molto cattiva. Che ha detto? Io una cosa molto cattiva ha detto. Devo ripetere. Sì, mettiamo sì. Se vuoi ripetere, sì, tanto detto, siamo in live. Ci seguono quando fanno la fila del Mac Drive. Comunque facciamo noi 4 contro il computer allora. Plenty, Sì, dai, è vero. Dai. Vai. Io li sento bello. Andrea bellissimo. Belli. Anche GP, sono due ragazzi belli. Meriterebbero non un amoroso di più. Tipo tra qua. Ah, beh. Non ho capito. Troppo tardi. La Franca, troppo tardi. Hai 7 secondi. 5, 4, 3, 2. Ha detto che è il figlio della mignotta che è partito. Sono stato io, Franca. E so che Dana non sarà contenta dopo questo. Cosa stai dicendo, Franca? Aia, con queste parolacce. Ah, è l'arena normale. Minchia. No, che ma perché? Allora, io e Giampaolo stiamo sulla porta, ok? Ma che due coglioni, Franca, madonna. Che nacca che ho preso.
Sono però due pezzi, siamo eh. Tra in porto. Vabbè, vado io in attacco. No, hai ragione, hai ragione. Non stiamo tra in porto, non ha senso. Franca, stai tra in porto. No, guarda, c'è bambini di merda. Franca, vai in porto. Franca, porta, importa. Non importa nessuno, Franca. Bene, autogol. Sì, stiamo in porta insieme. Che bello, che bravura in porta insieme. No, tirala via, si fuggì il culo, eh. No, no, il culo no, eh. Cazzo, ma hai visto che sanno giocare? La sanno parare, sembra a me in porta quello là. Tira via il cane dal culo. Tira via il culo dal cane. Tira via il tappeto dal culo del cane. Ma la madonna con il merlino, cosa fanno? Il merlino è santo anche quello? No, no. Santo il merlino. La madonna della mangusta. Della mangusta. Fischia. Ma ragazzi, è difficilissimo. Sono molto più forti di noi questi qua comunque. No, no. No, sì, sì. È solo apparente. Da questo dobbiamo pararle tutte adesso. Non sarà per niente facile. Dai, dai, dai. Dottor Fer. No, no. Quasi. Ritentiamo. Che ci stiamo. Scusate. Il cane sta cagando sul letto della Franca. È una ormai è una routine. È una routine il cane che caga. Stavo sullo scorie liquide, non è. Che bello il giorno che si è pisciato addosso sul letto. Probabilmente stava sognando di pisciare, secondo me l'ha fatta tutta addosso, tutta sul letto. Capita. Tu non c'era la Franca sotto, È vero. Ma infatti era sotto. Ah, ok. No, era sul divano, era a studiare. Ok. L'abbiamo scoperto casualmente. Che bei tempi. Belle notizie. Che belle notizie. Hai sete perché hai mangiato? Anch'io ho sete perché ho mangiato lo speck. La pizza vallostana, funghi, speck e scamorza. Quindi ha speck tradizionale? Speck tradizionale perché sì. Però valdostano non so se è uguale allo speck di Molveno. Scusa Lorenzo. No, ma va. Franca. Marosche. Ok, e ci sono con le sfere. Le sfere di Goku. Ho le sfere poche. Tutte e due. Oh là là, ah, monsieur. Me lagga un po', quindi state giù. Consulti. No, vai tranquillo. Brava. Stiamo lavorando bene adesso, eh. Oddio, dov'è la palla? Vabbè, sì, sì. E adesso. I cagnacci sposi. Mai visto? Dov'è? Cos'è? No. Ma perché sono proprio cattivi, eh? Non posso farlo anch'io comunque. Hai visto cosa ha preso? No, e me la fregano da. Ma cazzo ha fatto da pararla? Non c'era la portiera. Ban. Gol. Sono bravi molto. Però noi di più. Abbiamo fatto 6 mesi di allenamento con lockdown. Sì, vero. Tutti sabato sera. Ah, loro non ci battono, eh. Mi spiace, ma neanche il computer a livello porcello. Livello prolisso. No, dai, ragazzi. Troia. Tavola rasa. No. Ciao, vabbè, sì, vabbè. Allora, sì, però sono stronzi, eh. Cioè, è difficile giocare. Con anch'io il portiere adesso. Sì, sì, vai, è una buona idea, ci vuole uno che attacca il portiere. Ma quindi chi è che sta guardando la live? Io, la Franca e Gianpaolo? Penso di sì. Sì, sì. Ah, forse... Allora salve, chiunque sia. Sì, sì, ma... Oggi ho visto un po' prima dei gameplay di No More Heroes.
Don Morinos è un gioco ignorantissimo in cui c'è un sacco di sangue, ma è fuori di testa, ma è bello, no? E sono usciti adesso per Switch le remaster e usciranno Moriros 3 nel 2021. E c'era uno che faceva c'è un po' di gioco in questo sangue. Non riesco a trovare un'arma. Ok. Fine per te, ho fatto 3 gol, cani puri di schifosi. Ok, ce l'ho. 5 gol, niente. E sto attaccando la portiera, basta che tirate per forse. Niente. 6-0, dobbiamo passare sotto? È andata bene questa. Dai che recuperiamo. Facciamo finta di niente. E i prescelti sono forti, eh? Francesca, direi di non pubblicarlo su YouTube. Secondo me sì, lo pubblica lo stesso. Pubblica anche la merda. La merda più profonda. No, vabbè, ma adesso è solo una partita di prova, dai. Sì, ci stiamo scaldando. A parte il fatto che la difficoltà porcello non è facile da buttare giù. No, prescelti fica, sono prescelti davvero. Pensa che li ha programmati, Frank, penso. Per quel pazzo. Saranno gli stessi che hanno fatto Crash 4. Quei sadici bastardi. Quelle simpatiche canaglie. Che... simpatici mascalzoni. Oh la madonna, forza corti. Ce la facciamo. Come senza Paolo? Senza Paolo senti un po' nella live. No, io sto sentendo, io sto parlando ogni tanto. Basta scrivere e pregare. Oddio, la palla era fortissima. Oh la madonna, no, ma c'è ancora. No vabbè, ma che franca che ho fatto gol io. Ho fatto gol. Fermi. Le limitazioni. Non ce la faccio. Grazie cieca banda. Oh la madonna, l'abbiamo fatto. È un miracolo voluto. Cos'è che non c'è paletta? È un giocatore di calcio. Non c'ho l'arma paletta. È il secondo nome. Non c'ho l'arma. Iga. Abbiamo vinto, siamo stati veramente bravi. C'è Cosain. Così, eh? Curzia. Perché così? Curzia più veloca. Va bene, ci siamo, eh? No follow. Oh, grazie mille Andrea per i follow. Come no follow, Astrus? Ma non seguiva già andare. Aspetta che guardo. Mi seguo anche per Stalra un po'. Mi raccomando ragazzi, donate. Se donate, la Franca diventerà ancora più stupida. Quindi se volete vedere una versione peggiore, donate. No, scherzo. Ovviamente scherzo, però se volete abbonarvi, potete abbonarvi. Avete la possibilità di abbonarvi e di entrare a far parte della famiglia di Frank e Belidente. Un cac. Se stavo picchiando, comunque ho visto parare, nel portiere, una roba incredibile. No, sono veramente delle bestie. Adesso l'ho tolto dalla porta ed è entrato. Franca, brava, lavoriamo in due qua perché... Tu lavora più... vabbè, però... In 50 che mi attaccano sulla palla, vedi, non riesci a buttarla via. Ma perché poi ha un cazzone, vedi?
Sì, e poi questo qua è purtroppo un livello piccolo ed è molto più difficile. No, vabbè, ciao. Cazzo, io nelle orecchie sento una cacofonia comunque. È la Franca. Cacofonia. È la Franca che sta buttando fuori degli stronzi dalla bocca. Non è vero, beh, tu dici anche che è vero. Cioè, devi dire non è vero perché... Cioè, può una persona cagare dalla bocca, domanda? Attenzione, chi ci vuole rispondere? La live io la vedo molto in ritardo comunque. Ecco, perché la Franca è molto in ritardo. Ci sta? Sì. Io non sento più. Ah, ok, lo sento. Okay, è il personaggio di Johnny Vector. Ah, è vero, sì, me lo ricordo. Johnny. Ronnie James Dio. È bellissimo Ronnie. Arrivi. Ma perché siamo rossi? Ah, cazzo, aspetta, io sto andando a destra. Sto andando a parare nella porta del nemico. Sayonara. Ok, ci arrivo, Che bestie. Io sono più abituato a destra, fate. Però vabbè, imparerò. Sì. E io ho obbedito la Franca perché continuavo. Sai che contro di loro purtroppo Petra non va bene, devo cambiare personaggio. Devo cambiare personaggio, adesso vediamo chi usare. Parla più veloce, perché Petra ci mette un sì, po' di e che non blocca la palla, esatto. Uno che attacca subito, che blocca subito. Solo sì, in quel caso che uno che tira subito. Perché non è più tempismo. Sì, esatto. Però vabbè. Si imparerà a fare anche quello. Vabbè, ciao. 4-4, Adesso vediamo, devo scegliere un nuovo personaggio. Maroschi! Bravi. Tutto bene, ciò che finisce bene. Chi è che l'ha salvata? Sono un po' di gente qua. Bello questo colpo. In 4 in porta funziona, devo dire. L'abbiamo presa, vabbè. Siamo in 18. In 18 in porta siamo. Sì, vabbè. Abbiamo vinto. Io ho fatto un gol. Figa. Bravissimi. Però devo cambiare personaggio. Della Valle Aurina. Valle Aurina. Aspetta, cosa si può comprare con 5.000? Aspetta, no. Voglio vedere se sono quelle più meno costose. Aspetta. Più costosi, scusa. Con quella cifra. Aspetta che vedo lo store, Ah sì, è vero, 5.100. Taci pirla. Vediamo un po' se becco qualcuno. Giulia, tutto bene? No, la Giulia è uscita dalla live. Ah, non ci sono, c'è. Ah, ok, scusate. Non so, mi dispiace perché... Chi che potrebbe essere bravo? Ci sta? No, io sto... No, niente, scusate, ok, vado un po' a caso. Non ti preoccupare. Provo lui. Magari trovo qualcosa di speciale. Qualcuno ha scritto l'altra mappa. Guardate, ho sbagliato. Ho sbagliato. Davvero? Non so quale è uscita, però qualcuno... Ovviamente c'era un quarto di possibilità
Qui c'è spaltano no, l'ano. È colpa della sfiga in realtà, non colpa di te, cioè. Ma siamo sfiga, vero? Cos'era spagolano, Francesca? È un nome che ho inventato io. Il gatto? Il gatto di lino di... è il gatto di lino di Monster Hunter. Ah, sì. C'è un po' di laghi? Il palico. Laghi... il palico. Il fallico. Il fallo pallico. Forse ho trovato come fare l'attacco istantaneo. Un po' come sì. I nudos istantanei? Sì. Però ho cannato tempismo, studio. Ma che cazzo? Non butta dentro anche me, buttane. Sì, sono delle bestie. Cerchiamo di... ok. Ok, bravo. Bravissimo. Dai, 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 che ce la facciamo. Prendetela, cioè, non si capisce un cazzo. Ok. Ok. Bravo. Sì, dai, dai, adesso li riprendiamo, li riprendiamo. Bene. Occhio che sono pericolosamente. Non era facile. Bastardi. Purtroppo avendo il colpo. Ci sta questo qua, ci sta che uso, però avendo il colpo così vicino, così veloce, è difficile prendere il tempismo giusto. Ma infatti immaginavo, ma è normale. Esatto. Cosa, Franca? Pubblicità. Ma tu la vedi da? No. No? Adesso sì. Adesso sì. 3, 2, 1, non torna più da Giulia. Sta laggando da me, sta laggando molto. Cosa è successo? Sì. Due volte. Come mai è tornato normale adesso, ragazzi. Ok. Stiamo prendendo un sacco di gol. Ok. Proprio placement indecente, veramente. Proprio placement, ma si dice anche in lingua corretta. In Ungheria. Questo è seminato di là. Figa. Pazza pulita. Arriva. Tardi. Sì, ma sono impossibili quei robini. Sono dei cani duri. Oh, così li fottiamo, eh. Vedi cosa succede a Harry quando cerchi di fottere chi non conosci? Esatto. È una citazione. Larry, è una citazione. No, per favore, no. Frank, stai zitto. Di Harry Potter. Sì, Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter è l'inganno della cadrega. Mio Dio. Comunque per un momento siamo stati in 4. Sì, io. Aggiungi un posto ottagono. Ma perché penso che uno dai social, io faccio ragione. Franca, devi continuare la canzone. Che c'è un amico in più. Bene, ho fatto due cose. Che catechismo era il tuo? Veramente? Perché lo batteva Andrea proprio. Sì, io avevo il catechista io. Sì, Andrea, ha fatto tutto. Sì, ma io catechismo. Insegnato, intendo. Certo. Fin da quando ero in fascia.
Infante. Esatto. Infanteria. No, ragazzi, vabbè, dai, sta laggando in una maniera. Non serve a niente bloccare l'attacco. Mi distruggono lo stesso. Ci sta quello lì con la lancia, Andrea, effettivamente. Forse è fin meglio del mio. Per attaccare. Per controattaccare. Sì. Ci sta da Dio. Non credo di averlo, però. Ma forse è gratis questa settimana, non lo so. Pilgrim. E chi? Alias Sid. FF4, porca vacca. Sì, effettivamente è uguale a FF4. Sì, di FF4 quello lì. Sì, dai, c'è proprio. Poi è anche fottutamente... ingegnere, cioè. Sì. È fottutamente identico. Ingegnere non informatico, Franco. Niente, ragazzi, io faccio cagare, devo cambiare tattica con qualcun altro personaggio, con qualche altro personaggio. 6-6. No, ma vaffanculo. Che storia. No, comunque non è gratis questa settimana. Niente. Però devo... cos'è, ragazzo? Io devo prendere un nuovo personaggio, non so se scegliere l'Infei oppure il pesciaccio di Giorgio. Non lo so. Il... a me non piace particolarmente Mako. Neanche a me. Mako, mi piace solo il nome e basta. Mi piace solo il nome. Un tuo messaggio per vedere se anche dalla... Un mio messaggio manca? Secondo me è più interessante quello con la spada, quello di fianco a Mako. Mi quello offendo. Col codino. Il penultimo che è uscito. Hai capito, Andrea? Quello con la spada, il penultimo che è uscito. Quello prima di Mako. Quello? No, quello lì secondo me è più interessante di Mako. Ah, quindi quasi quasi mi consigli di prendere quello? Prova, sì. C'è anche la Franca. C'era anche la Franca. Franca, tu c'è anche tu, Franca, quel personaggio lì? Quello con la spada. Quello spadone nuovo che è uscito, ce l'hai te come personaggio? No, perché stavo quasi per pensare di prenderlo, me lo consigli? Per tutto, per giocare. Ma che perché volevo salvarla, però mi si vedono i peli. Mi si vedono i peli muoversi. No, no, fidati. Ha delle mosse tricky. Ok. Niente, io non trovo il personaggio giusto per brawlarla, signori. Sto facendo delle cazzate. Altre Sith dette puttanate. Se no sì, vado in attacco, dai. La miglior difesa. Esatto. Cobra Kai. Comunque adesso non ancora il lutto, ragazzi, per la morte di TK Zappa. Hai visto, eh? Guarda, poi veramente. Vendica perché poverino è lì. No, beh, allora, nessuno spoiler, vedrai che però qualcosa accadrà. Ti dico solo. Okay. Bene, bene. Qualcosa accadrà di molto inaspettato. Oltre, dopo la morte di te? Sì, vedrai. Ok. Perché no, penso sono molto arrabbiato. Sì, ma molto molto inaspettato. Figa, sei una bestia da macello. È vero, Franca. E ti dico anche che... No, non ti dico nient'altro. Ok. Hai trovato peso, ok, non... un secondo, un attimo. Vai. Poi era molto simpatico. Quando dice che deve andare a fare la cagata pazzesca. Lo so. Quando dice che deve andare a fare la cagata pazzesca, fa morire da ridere. Però a me non l'ha detto. Quella lì di dialogo.
Però mi sono comunque affezionato. Sì, è vero, era forte. Ti affezioni ai personaggi. Ai personaggi di Borderlands 3 per niente. A quelli del 1 e il 2 sì. A parte la Tannis che odia la musica. Odia la musica? Sì, nell'1 odia la musica. Ho trovato il portiere perfetto. Attori. E chi è Manin? Il bazooka. Che cannelle. Bravo Cardo. A chi è che piaceva la Tannis? Non lo so, a chi è che piace la Tannis? No, ma non ti può piacere la Tannis, non piace la musica la Tannis. La musica è un inutile spreco di tempo. Tannis shit Borderlands 1. Lo dice in Borderlands 1, Andrea, sì, l'ha detto. Lo dice. In una registrazione forse? Non lo so. No, lo dice. Leggermente più avanti di dove sei tu, Andrea. Ah, perché non l'ho sentito te l'ha detto. No, magari me la ricordavo. Lo becchi tra poco. Non è uno spoiler, non volevo spoilerarti, però. No, vabbè, ma è soltanto una frase che dice. Sì. Truce sta. Vi faccio vedere questi prescelti qua, i comandi. Però potevamo fare le reazioni al collegio. Questi porcetti. È iniziato, cioè il collegio 5 adesso. Ma sì? Fare i video reaction. Al collegio. Ve lo ricordate l'alleggio? L'alleggio. Ma ti ricordi, Andrea, quando casa tua è diventata un asilo di 20 persone, di 20 bambini? Che c'erano tutti che correvano, avevi invitato il mondo in una giornata qualunque. Sì, non era neanche un compleanno. Non c'era ancora il Covid, ragazzi. No. Erano tipo sono stati 16, 17 anni fa, probabilmente. Di più, 18. C'era la via, c'erano 500 persone nel cortile di Andrea che correvano, si incontravano. Ma poi così a caso era citato, non è che c'era un motivo particolare. Quanta gente? Era una giornata normale, che eravamo partiti, pensavamo di essere noi tre più Giacomino, e invece poi. Esatto, poi si è riempito di gente. Forse prima è arrivato tuo cugino. Non mi sembra di essere una persona molto avida. Le mie azioni lo dimostrano. E non dico niente perché potrei offendere. Qui non ho l'arma. Mi avete tolto l'arma. Le stiamo buscando comunque. Sì, ma ancora per poco, vedrai. O forse per sempre. Ok. Siamo ripresi, questo farà il gol della ripresa. Sì. Brava Franca, vedi che sei intelligente. Quando meno te lo aspetti. Stiamo recuperando. Probabilmente saremo proprio sul testo l'ultimo dell'anno, spesso penso. L'ultimo dell'anno? Potremmo essere lo penso anch'io. Lo penso anch'io. O in Minecraft? In ma Minecraft facciamo l'ultimo dell'anno in Minecraft, immagini? Facciamo fare i fuochi artificio. No, ti giuro, dobbiamo farlo. Prepariamo la tavola. Peccato che Giampaolo non ce l'ha, la Giulia lo avrà senza problemi. Ma Giampaolo, Giulia si riesce. No, perché Giampaolo si laurea a marzo, ok. Sì, c'è una. Si dice. Giusto in tempo per mostrare Terrise. È vero, giusto in tempo per mostrare Terrise. Adesso se mostrare Terrise lo prendiamo tipo in 8, così facciamo due gruppi di lavoro. Facciamo il cartellone. Ti ricordi quando la nostra insegnante che iniziava con la P ci faceva fare il cartellone?
Facciamo il cartellone. Era la stessa che ribaltava i banchi. Sì. Ribaltava i banchi con i cartelloni. Cosa? Era perché lui stava in piedi. Sì, perché io scrivo le lettere in alto. Perché eravamo molto incredibili. Che tempi incredibili. Che bei tempi andati, mamma mia. 3, 2, 1, roll. Posta che è. Comunque, sapete che l'Infame mi piace molto, ma come personaggio, non è male. Ti piace? Eh? Sì, cioè. Jonathan è l'infoman. Ma lui l'aveva preso per sbaglio. Io l'ho preso per mia volontà. È vero, io. Chi è questo qua? Badanze! Gibamba! 2-1, ma ragazzi, ma sbaglio, stiamo vincendo a catena diverse partite. Sì, sì, ormai. Sì. L'abbiamo detto. No, ma non potenza... perdiamo neanche questo. Sono sicuro, non perdiamo neanche questo. La... cioè, è scritto nel destino. No, no. Ma rischi. La rischi, signora. Sono stato io, un colpo da maestro. Un colpo da minestro. Vedo che funziona così questo personaggio, eh. Carlini sono dei cani. Cardino. Dei cani. Piacciono molto a Giampaolo e a Giulia, i Carlini. No, non è che mi stanno simpatici, diciamo così. Sì, ma sono simpatici, okay. Vero. Se lo prenderesti un Carlino? Ah. Sarebbe... no, cioè, sono simpatici da vedere. Sono simpatici i Carlini degli altri. Sì, esatto. Bravo. No. Sì, perché quando caga non sono mai simpatico. Ecco fatto, che okay. Mi sa di sì. No, non possiamo perderlo. Ho l'impressione che abbiamo perso. Tutta natura perdere. Attenzione, 5/6, 5-6, 5-6. Ah! Porca vacca, l'abbiamo detto, che stiamo vincendo a catena. Detto, serie di partite. Comunque Frank fa il pesce, è il migliore. Questo lo cerco, guarda. Se ci menassimo un pochino. Sì, dai, meniamoci. Paletta, che paletta, un giocatore, Frank. Perché paletta? Cavoletta! Ah, Giunnino! Facciamo... perché io la tavoletta? Andiamoci. Va bene. Andiamoci. Picchiamoci. Hai capito. Seguiamoci. Seguiamo. In live. No, grazie. Cavolette. Cazzo, i prescelti ci devastano. No, sceglietene, togliamoli. Facciamo tra noi quattro. Guarda che è impossibile, con i prescelti. Voi non avete idea di... non riesci neanche a buttarli giù una volta. Davvero? Sì, giuro. Non sto scherzando. Non poi se volete le proviamo dopo, però vi dico che è impossibile. No, cioè, no, va bene. Noi siamo riusciti a buttarle giù uno una volta e basta. Poi il fatto che non si fanno neanche prendere lì. Ci bastava, va bene. Cavolette! Che cazzo fai sempre con sto telefono? Tu devi rispondere. Oh, ragazzi, qua... che bravo. Oh sì, davvero è uscito, è lui, sì. È una ragazza davvero. Parlavi di una ragazza, di chi ti parlavo, Franca? No, sabato sera veramente stai parlando da suo. Ma cos'è, una macchina? No, su. Ah, ok, avevo capito il sulky. Il sulky. No, mi si è spinto il joystick. Dove sono? Come si è...
Cosa vuol dire mi si è spento il joystick? Certo che tu hai un equipaggiamento per Play 4 che fa impressione. E non in senso positivo. No! Tavolette! Era un grugnito da cinghiale. Cinghialotto. E cosa? Come si chiama la bambina? Io invece no. Se avrò una figlia la chiamerò Ganon. Riforma. In ricordo di mia sorella. No, cacchio. No, che palette. Cavoletta. Eh? Giannino e tavoletta. Sì, facciamo, dai, facciamo la reaction, è troppo bello. Non so per... Ma chi è quella pazza che ha chiamato sua figlia Gilvia? Come? Scusa. Una ragazza che si chiama Gilvia. Esiste? Quanto devi essere malato di mente perché chiamare tua figlia Gilvia? Come Ganon anche della... Devo un nome particolare? Ganon ci sta come nome della bambina. Sì, nome di battesimo Dorf. Nome di fartesimo. No! Schivata, hai visto come l'ho schivato? Tra i due litiganti il terzo li divide. Scusa Gianpaolo, è stato molto no, aggressiva come mossa. Cazzo, le busco. No, è stato un caso perché l'arco non sono capace di... ho attaccato a caso. Grazie mille. Grazie Cicosine. Ma col Prime pensano ci dicesse che cosa. Prime Punk, no? Lo so che ho fatto col Prime. Col Prime è facile. Paga per davvero. Sgancia per davvero. Ma ce l'ho da poco. Come si fa a collegarlo? Come si fa a collegarlo? Lo faccio? Non lo so. Lo sa la Franca. Tanto non sono abbonato a nessuno. Non importa. Sì, però penso di sì, perché ne ho due, ma penso di sì, perché ne ho solo due. Facciamo due contro due. È una proposta. Era entrato qualcuno, ma poi è scappato. Va bene, due contro due. Ci sta, io con chi sto? Possiamo fare io e Andrea? Così, eh? Non è colpa mia se faccio i rutti. Schifo. Allora facciamo la squadra. Come le facciamo le squadre, avete detto? Come le possiamo girare? Sì, facciamo io Andrea prima. Ok. Sì. Frank, allora impegnati. Ma io sono con te. Hai confermato? Chiami Frank, di essere. Se non si era capito, cioè. Mi lavorerò tra 2000 anni. Cosa esci? No. Non so cosa esci. Sei che performa. 3, 2, 1. No, aspetta che mi sto. Mi è caduto. Ok, ci sono. Niente. Non si può dire.
elementare. Io? Francese, per Francesca. Tu cosa facevi? L'ho inventato. L'hanno inventato nel 2006. Sì. Ah, sta laggando tantissimo, cara amica. Muerto. E sto muerto. Anch'io vi sento. Io vi sento. Allora sento che è nato offline. Lo sentiamo attraverso il tuo microfono, infatti, secondo me. Stavamo vincendo. Inaudita. No, mi ha preso la franca del suo fumo. Quello che ti ho messo grazie io, Frank, hai capito? Ah, anche tu, sì? Sì. Chiamiamo le squadre. È una mascherina col cuore. Sono arrivati due nuovi... Un nuovo amico. Squadra. Tutti contro tutti. Cassati. No, non ti sento, Rino. Il tuo profondo era Frank, allora. Io vi sento adesso. Via, che bella vittoria, Andrea. Sì, basta. Sono stati brevi. Avete rimesso tutti contro tutti? Perché c'è gente nuova, allora. Ah, ok. Wally e Literal King. Ok. Dici? La Giulia aveva detto che entrava, ma sono già quasi le 11. Non... Magari boh. È andata a fare il sopralluogo. Non so perché mi faceva ridere. Possiamo entrare? 2, 4, 6. Sì, scusate, è colpa mia. È uscito uno, è uscito un coglione, non so perché. Lì tra chi... No, oh, stanno cambiando idea sul personaggio di quello che ho capito. XL. E muovetevi, brutti cani. Hanno preso il personaggio. Che sono in live. È brutto. Infatti, fuori che sono in live. Cosa è successo? No.
Siete in live, vero? Se siete in live lo diciamo con amore. Sì, no, beh, è goliardico comunque, eh? Siete stronzi, basta. Battete un colpo sul marciapiede, se siete. Si scherza. Si ride, si scherza. No, ma comunque hanno nomi inglesi, non possono essere, cioè, persone anglosassoni. No, infatti. E però attenzione, noi abbiamo un signore che ci segue dall'Inghilterra, si chiama Frosty. Ah, beh sì, quindi non è mai detto. Mai detto. No, ma in effetti è vero. No, sei un pezzo di merda, detta anche Franca. Sì, sembra. Te l'ho detto prima, Franca, c'era la stessa personaggio. Te l'ho detto prima. Se un ragazzo, se un ragazzo sarebbe tumoroso, perfetto. Ho capito, sarebbe tumoroso. un tumoroso. Per dire. Forse era in live, l'abbiamo capito che. Ma che andate? Tumoroso baracchetto. Ma non è vera, come vera. L'acqua. L'acqua vera. La memoria dell'acqua. È vera come la memoria dell'acqua. Letteralmente re 662. Sono finito in mezzo a una brutta lite. Chi è Zariele? È uno dei nostri amici. Pensavo che ci sia chi è Zarrillo. Uno dei vostri vicini. Il cantante Michele Zarrillo. Che è un dentista che si chiama così da piccolo. È il dentista che ha devastato. È il dentista che ha devastato la bocca alla Giulia. Andrea. Con te sono stato fortunato. Sei stato fortunato. Perché ha fatto più macelli che altro. Direi di non pubblicarlo su YouTube. Ma sì, ma tanto cosa. Cioè, ma sì, mica quante persone esistono al mondo con questi nomi. Sì, no, infatti. Miliardi. Io intendevo il cantante, non so di chi stesse parlando voi. Fa cantare i denti. È un vocal coach dei denti. Aia, in che senso? No, veramente. Grazie, no. Sotto sopra. Qualche volontario. Guarda che in che utile opposto ho infilato la bomba. Vomitare. Ma chi è questo? Ha fatto di schifo. Un dentista? Anch'io l'avrei fatto se fossi stata in lei. Ma è bello che vomitava l'arto. Vomitava uno degli altri che aveva staccato il dentista precedente. Allora sempre veniva bannata. Veniva bannata da tutti. Io no. Sì, la mina di Cassidy. La mina del Cassidy. Di Cassidy. Zio Pottern. Ho tirato in testa ad Andrea per sbaglio proprio in faccia al mio arco. Così. Te ne sei accorto? Guarda Marco. Ho tirato addosso il mio arco in faccia di una violenza. Sì. Non me ne sono neanche accorto. Che non era neanche proprio. Era. Se vai a vedere nei play fa morire da ridere. Perché lì proprio in mezzo agli occhi proprio. Proprio con me. Sì, sì. Con non volevo. E non volevo perché non era la mia intenzione effettivamente. No, vabbè, ma tranquillo, cioè. Sono sceso, ho sparato a caso. Il mio doppelganger che sta scappando. Notte bianca. Il mio doppelganger. È vero, chissà dopo quanto si vedrà ancora notte bianca. Boh. Scusami Andrea. No, vabbè, cazzo, hai fatto bene. No, tu eri a zero, io pensavo fosse due. Ma porca puttana. No, hai fatto bene, scusa, stai nel senso. No, non ho fatto bene. Andrea, non ho fatto bene, sì, lo sai che Andrea è mio favorito, cioè non è che ci può. Non posso nasconderlo.
Cioè, non è la luce del giorno. Infatti, quindi. No, adesso mi dispiace. Adesso faccio seppuku. No, non c'è bisogno. Ti assolvo i tuoi tasti. Oh, grazie, però mi dispiace. Veramente tiro con volevo. L'arco. Il tiro dell'arco. No, tranqui. Sarà una battaglia senza esclusione di cacca. Dov'è l'arma? Ma quindi Aro de Boss è moderatore adesso. Sì. Salire di livello. Torna? No. È sempre a spammare, eh. Franca sì, di merda. Ma... E poi il problema sì. È che Caspi c'ha la priorità alta, no? Sta zoccola. Caspi. Ho detto che Caspi ha la priorità alta. Caspi. La Giulia non torna più. Forse dovrei mettere la chat, scusate, vediamo. Giulia se n'è andata e non ritorna. Vabbè. No, Giulia non è da cose. Tavoletta. Ha scritto arrivo, visto che noi siamo cineticamente collegati. Cineticamente. Telepaticamente collegati. No. Adesso ho detto che arriva. Il nuovo personaggio. Ma quello di chi è? Teddy Ursa? Sì, è vero. O si è evoluto. Ah, bravo. Jaehyun. Jaehyun. Ho preso Jaehyun come la Frank. La mia eroina. Hai fatto bene, vabbè. È la tua eroina, Frank. No, è meglio la cocaina. No, ho scritto di non. Lo sapete? Perché l'LSD non è. L'LSD non provoca dipendenza. Davvero? Lo sapevate? Sì. È vero, Però no, diciamo che da altri problemi. Sì, da altri problemi, certo, anche schizofrenia, roba del genere. Però dipendenza non no. Non è esatto, non crea dipendenza l'LSD. Possiamo provare una sera. Se volete non so. La salvia. Adesso vediamo, dai, ci informiamo. Sì, l'SS salvia. Noi possiamo provare anche il tè alla salvia se volete una sera. Che buono. È allucinogeno. Il gelato alla salvia anche volevo. Il tè. Il tè. Io li sto prendendo. Ciao Giulia! Giulia! Sei tornata! Welcome back! Abbiamo sentito il tuo mangazzo, è sparita per un'ora e un quarto. Lo so, ma infatti ho visto che non hai scritto. Ma in realtà non ho capito perché non sentivi bene. È tuo internet? C'è ancora? Ok. Anche perché sarebbe un peccato. Ah, per quello. Che stiamo facendo comunque si chiama proprio Battle Royale. Cool. Battle a fanculo. Francesca Butalesca. Batte la pesca. Batte la pesca. Vuol dire che sì. Qui si batte la PH, come si batte la pesca. Vedete su Instagram si impicce, Franca, è quello. Ho eliminato Ale di cattiveria. Alf. Ah no, Ale non è più nostro amico, è vero, quello dell'altra stella, me lo sono dimenticato già. Tornerà un giorno? Ti chiamano Giulia Giampaolo. Ciao Giulia. Vero? Quando? Dicembre. Bene. Ottimo. Invece Giulia, lo sai che Lucifer esce più avanti di Cobra Kai, quindi Cobra Kai è la prima cosa che guardiamo a gennaio. L'8 di
Gennaro, lasciate entrare a Scagno. Cacatua. Gargantua. Gargantua. FF9. Scusa, Lorenzo l'ha ucciso. Ma Vander era giusto, è il karma. No, 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 non è vero, cioè, mi spiace anche a me adesso. No, no, Andrea, il karma. C'è una mosca in casa. Che voi avete delle simpatiche mosche? No, non mi fa mai... Alla Giulia non piace. La mostarda. Quella con la frutta. Me l'hai detto ripetute volte quando siamo passati a Cremona. C'è molto. Cremona è la città del... Le tre T, torrone, torrazzo e mostarda. Italia. Vabbè, ma infatti Cremona... Cioè, Cremona, cioè, cazzo, il torrazzo, le tre T. Torrone, torrazzo. Crema. Torrone, torrazzo e mostarda. È vicino a Crema e purtroppo non è vicino a Tortona. Chi è che l'ha capito? Cremona, una torta grande. Ho capito. Sì. Io dove sono? No, cazzo. Puttana allegria. Sì, ci sono stato una volta. Spermari, spermonti. Sì. Come fai a diventare famosa tu? Facendo le scorregge. Facendo le scorregge? Secondo te facendo le scorregge diventi famosa? Non per dire, ma per questo. Non puoi farle per dire anche in live, eh? Okay, c'è il nostro amico Bodvard che sta facendo il camper un po'. Il cane. Lo stupriamo. Oh, un po'. Ah, ancora la vita. Bodvard. Lo focussiamo, se lo merita. Perché Giulia non ho capito, scusami. Si preoccupa. Ammazzate l'orso, ammazzate l'orso. Ma sì, manca l'orso, sì. Sennò vince. Piatelo. Teddy Ursa. Ma è un po' più bassa degli altri, Giulia. È perché non ha il microfono, per quello è più bassa degli altri. Come fa a parlare? Ma io perdo telefono. Contro l'orso, eh. Non mi ricordo questo personaggio qua io. Buongiorno, dove sono che era. Vai, Andrea, che ce la fai. Anch'io, se te mi porti per favore l'acqua gasata. L'acqua gasata. Ma lui c'è la skin. Cacassata. Gagganella. È uno scioppone. È uno scioppone. No, però devo ancora imparare a usare questo personaggio. Lo compro anch'io, posso? No, ti spezzo le ossa. Ma perché qua... mi hai dato il simbolo col movimento della scorreggia? Me l'hai dato? Tieni, hai alzato la gamba. Mi è andato dietro verso. Una botta e via il microfono. La botte via. No. La botte via. Prendo la leggenda. Com'è che si chiama? Jayun. Jayun, è vero. Ma se no c'è qualcuno che costa 5.400 che è un po' più utile? A me piaceva Mako. Dai, io provo Mako. Se tu provi Jayun, provi io provo Mako. Vabbè, okay. Jayun l'ho già preso. Ma ti piace? Dicono che sia forte. A me Mako piace, sembra forte. Sì, Sì, sì. Te, è la mia seconda scelta. Cioè, ho scelto questo perché me l'avete consigliato. Ok, dai, lo provo. No, ma infatti, ma quello lì in teoria dovrebbe essere più... No, che guardare, non voglio guardare. Ma non mi dispiace, quello, dovrebbe essere più forte perché ha degli attacchi tricky. Che è il cane che ho scelto?
È un giallo. Da che è così? Anche Franca ha scelto Mako? Mako Reactor? No, ha scelto Jaewoon. Ha scelto Marco. Tutto bene, Giulia? Sì, sì, tutto a posto. Bene, perfetto. Ma cioè, lei lo sa che siamo... che sei un'alcolizzata, sì. Ma la Giulia lo sa che siamo live. Sì. Ma perché la Giulia non ha uno strumento con cui giocare? Rimarrà per sempre indelebile. È vero, usa fatto contro di me? No, oh, Giulia. Ho già sufficienti prove da usare contro di te, non ho bisogno di altro. Sembra che... Un cazzo. No, erano due squali contro i due spadaccini. Sì, comunque c'è soffitto molto basso qua, avete notato? Cos'è che c'è? Soffitto bassissimo, sì. Questa mappa. Hai ragione. Sì, sì. Muori subito. Ma in realtà sono abbastanza simili lo squalo e Jaewoon. Perché entrambi lo squadrone. Esatto. Tutti e due sono gli unici del gioco che hanno quell'arma lì. Quello squadrone è strano, sì. Chi? Chi Franca? It. Cugino It. Cugino It. Chi è Zariele? Penso uno più. Ma va, c'è da imparare. Non ho il mio, il nostro. Qui c'ha lo squalo, Franca. Tu non hai lo squalo, Franca. Specificato. Hai capito? Lo perché campera sto stronzo, lo stronzo di Alf campera, adesso gli do delle botte che se le ricorda. No, anche cattivissima con sto russo. No, ho visto che mi cercavi per uccidermi. Lo stronzo di Alf ha tre vite e poi vince. Ok, l'ho buttato fuori, adesso scusatemi, lasciatemi attaccare Alf, non attaccare. Adesso l'ho catto, lo passiamo al prossimo giro. Perché è veramente una merda. Tanto almeno siamo meglio nel senso. Sì, no, ma soprattutto se sono stronzi, perché. Sì, sì. Adesso guardo come si comportano, quelli che non mi piacciono non vengono cacciati. Vai che per te, Franca. Ma anche per te. Ma che pezzo di merda. Comunque Alfa è veramente uno schifo di persona. Vince lui, se non fate qualcosa. Ma stanno tutti fuori. Ah. Ma io sono fermo. Gianpaolo. Vai, vai. No. Sì, poi. Stanno tutti fermi. Bella quella mossa lì. Bacca boy, Gianpaolo, li stai eliminando tutti. Franca. Ma non sono io, Lorenzo. No, non io eri tu, è quel bastardo. È quel bastardo di Alf. Lino, sono tutti belli. Sono tutti belli. Che rido. È lo squalo.
Yeah. Oh, okay. Bravo capo. La cavalla. Eh sì, si chiama mica così? No, fa parte del nome. Eh? Win, my friend. Win. Frank, bravo, merita di vincere, perché Alfa è uno stronzo che ha tutto il tempo. Tutto il tempo non si fa così, è una cosa da scorta. Parla tanto verrà cacciato, cioè, anche se vince è tutto una vittoria. Bene nudo. Vi prego, poi andate a tirare fuori quel forum lì, per favore, poi. L'avevi chiamato tu così, Franca. Ma era sul forum l'anima virtuale, Franca. Animale. L'anima dei mortacci. Era quel forum lì, l'anima virtuale. Sì. Industrializzare Kand e Penu 97. Ma stai scherzando? Quanto hai pagato? Vai a leggere la descrizione quando mi sono presentato la prima volta, non me la ricordo più. Indirizza gli iscritti al tuo forum. Si chiama Gipman. Ah, ha cambiato nome allora. Ma no, perché non è un nome da me. L'avete cambiato. L'avete cambiato perché prima era Penudo 97, io me lo ricordo. Aspetta. Chiaro come l'alba. Che cosa? E c'era la parte presentati. Buonasera. Ma secondo me sei stata tu, Franca, Bravo, bravo Giampaolo, cazzo. Buonasera, sono Gippo, prego, non mi posto. Erano altri tempi, ma comunque la sostanza è sempre quella, vero? È la colpa della Franca, come al solito. Perché quando stavate insieme non ho fatto tutto quello che diceva lei. Infatti, esatto, no. È quello. Esattamente. Poi dov'è Struss? C'era anche Struss che sarà. Era come rotola quel bastardo. Sì, anch'io. Adesso lo cacciamo, però, quel pezzo di merda. Ho bannato. Bene. Cosa avevo detto io, Franca, nella presentazione? Dimmi. Sto cercando perché c'è soltante. E io che l'avevo detto? Ma che cazzo di forma è, scusami? Ma da dove era uno dei primi fan che io. Hop è da Pokémon Spada e Scudo. Tutto bene invece, Giulia? Lo prendo con un sì. Industrializzare Arcan, Franca, molto semplice. Stai guardando qualcosa? I nuovi utenti potranno presentarsi qui, vediamo. Giulia. La Giulia non c'è più. Avevo perso c'è una cosa apposta per presentarmi. Anch'io. Giulia. Ma al solito è una prevaricatrice. Giulia, non c'è più Giulia, cioè c'è ma non sente. Precedente. Io ragazzi non lo trovo. Ancora. La madonna, ma cos'è? Ma è impossibile che non abbia la presentazione di Tidus. Sto cercando. Dove sono? Sono morta. Che palle! Che palle! Giorgio? Sì, ti sentiamo. Era andata via? No, in realtà no, però non ti sentivamo più.
Ok. A volte devi uscire a rientrare, come si dice così. Sì, non mi sentivo più. No. Cosa sta succedendo? Gerundio campeggio. Spendi giustizia. Così puoi cercare la presentazione. Scherzo. Ti sei offesa? Allora stai già cercando la presentazione. C'è un allora po' come è forte? Ma sì, prende un po' troppi danni. Cerca non so se ha poca difesa o cosa. Potrebbe, magari qua ne fa anche tanti allora. Non lo so. È abbastanza veloce. Allora forse per quello, perché quelli veloci a volte non so, quelli, cioè, non hanno poca difesa. Hai visto, te l'ho detto che arriva prima. Io no, ma è tipo, era uno dei primi, ho fatto il thread apposta. Perché avevate cambiato modo di presentarsi un po'. Me lo ricordo anch'io perfino. Ti ricordi anche che avevate cambiato modo di presentarsi, presentare? Sì. Io ero nel primo modo. Figa, ero uno di quelli che si era presentato nel modo vecchio. No, scusami Andrea. Ancora, due volte. Sì. Cosa avevo scritto nel... Cerco io. Olè. Da me è il quarto risultato, non il quinto. Ma chi è questa Brim Brim? Non lo so. Sono salito di livello, un nuovo colore. Ecco ragazzi, io vi saluto adesso. Forse ti hai eliminato. Sì, non ne fai un'altra quindi. Va bene. Va bene. Evidentemente. Volevo andare a letto. Va bene. Niente, allora noi adesso facciamo dell'altro. Buonanotte per la compagnia. Buonanotte Giampaolo. Sì, ci sono. Hai trovato? Sono nella prima pagina, guarda, guardaci. Nella prima pagina presenta. Sì, solo che è molto piccolo il mio trafiletto. Ecco perché l'ho successo.
Presente. È sotto quello di Wirri. Presentazione, sei. Intanto salutiamo Giampaolo, se l'hanno letto. Aspetta che ascolta prima Giampaolo questo quella. E niente. Non lo so, io non mi sono cancellato. La Franca è troppo impegnata. Sì, Veramente? Rischio di che sei Tidus che ridi in modo sonoro. No, nessuno, non era ancora abbastanza sgaggio per scrivere una roba così. E comunque buon modo Giampaolo, un attimino per la compagnia. Buonanotte. Tanto esco anch'io da Valhalla. No, sono uscito. Sì. Esco. Sono uscito da Valhalla. Non lo so. Sì, fate l'ultimo un attimo, che io faccio una pausina un attimo, che devo caricare il telefono. Ragazzi, sì, fate voi. Va bene. Ciao. Ciao, buonanotte. Ciao. Ciao. Allora, io porto un attimo via la roba, poi devo caricare il telefono che si sta scaricando. Ok. Oh. Poi ho ancora sete, che comunque lo spec fa venire la sete. Mi fai passare? Ok, ai peli. Ma siamo ancora in live, giusto? Perché secondo me è stata una live divertente. Scherzare abbiamo scherzato. Sì, ma... Sì. Faccio bevo. Ma Ronnie non torna? Non lo so. Che problemi? Secondo me no. Aaron. Non lo so, secondo me è boh. Andiamo a pubblicità, ragazzi. Quasi pubblicità. È arrivato un messaggio. Mi è arrivato un messaggio, non so da chi. Andrea, mi hai scritto tu? No, è su Discord. Sto su Discord. Ah, scusate. mi stava insultando. Trovo che si stava spazientendo. Ah, avevo sete. Comunque la scamorza, lo spec, un po' di sete fa venire. E cavolo. Piccante. Croccante, come dice l'amico della Giulia. Forte quello lì, sì. È uno che fa live. No. Mi sa che l'ho anche salutato alla Games Week, c'era Giulia, che non mi ricordo. Ma chi è? Poi si chiama? Games Week. E non lo so, non mi ricordo se era Giulia. Ah no, sì, mi ricordo. Ok, sì. Ti ricordi? Ottimo. Morto poverino. Godfred is mort. DDS. Ma sapete perché? Mi hanno chiamato un... Ti hanno chiamato? No, niente, siamo in live, non posso dirlo. Col nome in codice. No, cioè, sono stato chiamato... Ma adesso? Una volta all'università. No, DD.
Beh, non è molto, molto difficile capire perché. Didi. Dal cognome, no? Dovevamo mettere delle sigle con le iniziali del nome e cognome. E niente, dai. Sì, non hanno interrogni nel cuore. Quello che mi sta antipatico. Antipatico. Quello che mi sta antipatico che non si capisce niente. No! No, no, beh sì, anche lui in realtà. No, okay. Beh, ma cioè, è una cosa normale, non è una cosa. Non preoccupatevi. Sì. Didi. Qui. No, no, io l'ho chiamato così. L'avete capito? Io ero, mi chiamava così, un po'. Ti chiamavano così te? Sì. Ah. E come ti chiamava? Sono io, scusate. Rumori culturali. Per il cognome, no? Per il cognome. Ci siamo? Ma sì, cioè. Sì. Ma chi è? Era per abbreviare. Chissà chi era questa persona? No, Mr. B è conosciuto solo per cognome, tra l'altro. Mr. B? Guardalo. Sì? No. Sì. Sì, sì. Dicendo che non è nostro amico. No, che ti chiama Didi. No, Didi. No, Didi proprio. No, fa anche niente, dai, prendiamo dopo. Sì, Andrea, ti stai trovando bene con Jaehyun. Sì, però è il prossimo che prendo, quello lì. Comunque sì, lo squalo e lui sono simili. Sì, però mi fa il culo sto qua. No, no, Andrea. Non te lo fa. Ma c'è anche un po' di priorità, vero? Che ho capito anch'io, però... no, ma non so mica ancora usarlo bene. Faccio ancora un po' cagare. Devo già allenarsi un attimo. Anch'io con lo squalo faccio così. Un podcast adesso? È diventato un podcast. È un podcast. Grazie, ragazzi. Buonanotte da Franca, allora, e Lino. Grazie per avermi invitato. E da Giulia. Ciao ragazzi. Ciao, buonanotte. Ciao.